Ho notato subito, non è un libro autobiografico. Lui, diciamo, si pone in un'ottica di narrazione storica degli eventi della storia d'Italia, letta attraverso le vicende che hanno riguardato la magistratura. Questa rivoluzione della Costituzione non è stata così subito assimilata dalla stessa magistratura. Qualunque giudice che si trova ad applicare una legge deve valutare se questa è conforme ai principi costituzionali, fino a ieri e oggi anche ai principi della legislazione a livello di Unione Europea, e quindi oggi il sistema si complica ancora di più. Però è un punto fondamentale questo, perché significa una grande responsabilità e un grande potere che viene attribuito a ciascun giudice. Il rinnovamento della magistratura è un rinnovamento molto importante, non soltanto per gli effetti interni, ma anche per gli effetti sulla società civile. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo saperlo tutti, che senza una magistratura autonoma e indipendente da ogni altro potere, c'è un principio che attenta direttamente alla libertà dei cittadini.